Per la provincia di Teramo il 2021 è stato un anno molto positivo, questo grazie alle opere realizzate e ai finanziamenti intercettati. Infatti sono stati immessi nell'economia locale oltre 40 milioni di euro per interventi su strade e scuole e nella programmazione pluriennale ci sono complessivamente circa 180 milioni di finanziamenti da spendere. I dati sono incontrovertibili e nel 2021 sono stati immessi sul territorio come opere fatte 40 milioni di euro di opere fatte sul territorio. Questo è il dato che è incontrovertibile. Oggi la nostra provincia torna a essere prima, tant'è che dagli annunci che le regioni hanno fatto parlano della provincia di Teramo, che hanno finanziato per 2 milioni di euro la Pedemontana Alta, c'è cioè il finanziamento di alcuni progetti della Pedemontana Bassa. Stiamo per andare in gara per la panoramica del Gran Sasso d'Italia, che dalla 24 collegherà la statale 80 fino a Cusciano di Montorrio. Questa è la visione strategica dove noi non ci fermeremo. Lei ha parlato della strada panoramica del Gran Sasso, ieri si è presentato un comitato per dire no a quest'idea. E questa è l'Italia di oggi. Dicono no ad un progetto che non hanno visto. Parlano di SIC, sito di interesse comunitario. La strada non passerà sul SIC, la strada non passerà, come dicono loro, in mezzo al parco. La strada recupererà dei vecchi tratturi, delle strade già esistenti. Sarà la più grossa opportunità per la zona montana. Noi parliamo, dobbiamo rivitalizzare i borghi. La storia lo dice, le infrastrutture nuove, compatibilmente, sostenibilmente con la comunità locale, portano economia. Io lo dico, non ho paura, è 50 anni che si parla di questa strada, noi la progetteremo e troveremo i soldi per farla, perché partirà la progettazione esecutiva perché abbiamo 500.000 euro, non di mutuo, non di soldi che tolgo la provincia, ma di soldi che ci hanno riconosciuto la fattibilità il Ministero, e sono pronti 30 milioni di euro per fare questa strada. È l'opportunità per l'intera comunità. Ma la spina nel fianco per il presidente di Bonaventura è la questione legata ai Prati di Tivo e Prato Selva, che ad oggi, nonostante gli annunci, non si è ancora risolta. Abbiamo l'unica, e io lo dico perché bisogna sempre capire, non pensavo che i prati, ecco, potessero essere, ecco, il mio punto debole, il nostro punto debole, perché sui Prati di Tivo, sinceramente, ecco, ancora non riusciamo a fare l'impegno che abbiamo preso. E ve lo prometto qui, lo dico a tutta la comunità provinciale, sui Prati noi metteremo la parola fine a marzo, stiamo facendo un miracolo se si può riaprire. Sotto queste festività stiamo vedendo, io sono convinto che con la testardaggine che abbiamo metteremo fine a questa storia, perché io voglio togliere un giocattolino dove alcuni lo utilizzano per una visibilità che non porta a nulla, non porta economia.